Uè, ragazzi, e bentornati! Oggi vedremo il nubifragio. Fucile di precisione, arco steampunk, spara una freccia che cade nel tempo, danno gittata e velocità aumentano con il tempo di carica. Quindi un ennesimo arco introdotto in Salva al Mondo, questa volta del set steampunk, quindi parte di questo set. Il nubifragio si presenta con la sua perk particolare che, eliminare un nemico, crea una nube di vapore dannoso. Questo avviene solo una volta ogni 5 secondi, disponibile nel negozio settimanale al costo di 1680 di oro. Facciamo tutti un grosso respiro e cerchiamo di farci passare anche quest'arco. Secondo me dal danno singolo non eccezionale, certo il suo milione lo fa anche lui, ma questo non è importante. La nube di vapore anch'essa potrebbe essere resa veramente più utile in questo gioco, ma sinceramente al momento attuale, con il meta attuale, questa nube di vapore risulta veramente inutile. Specialmente se poi ci andiamo a mettere anche la cooldown di 5 secondi. Già in sé non è questa gran perk, secondo me anche senza cooldown non sarebbe stata così OP. Perciò cerchiamo di farcela andare bene così com'è. Vi consiglio di percarla? Assolutamente no, secondo me questo è il peggior arco mai uscito. Non ha un danno così elevato sul bersaglio singolo e appunto la nube di vapore non è così affidabile come possono esserlo veramente altri archi, oppure specialmente altre armi. Si sa, ormai la epica ha una passione per gli archi, ne vedremo ancora dopo questo, raga, mi dispiace dirvelo. E per il momento comunque non mi sento di consigliarvi di percare quest'arma. Certo, compriamo tutte le armi dallo shop, anche perché si sa, la epic da un momento all'altro cambia opinione, può essere che comunque un'arma che era scarsa diventi la migliore arma del gioco. In questo caso comunque, secondo il mio punto di vista, a tutti gli archi manca ancora quel qualcosa. Quel qualcosa che sicuramente tra qualche mese, qualche stagione, adesso raga non sto qua a dirvi secondo me la epic cosa farà, ma sicuramente qualcosa cambierà per questi archi. Però questa resta pur sempre una mia opinione, niente di ufficiale. Quest'arco che non critta, sappiate che è percato con un doppio livello critico, elemento energia e un doppio danno critico. Quindi, come avrete ben visto, quando il colpo non entra critico, veramente fa il solletico agli zombie. Che poi comunque crittando non è che sia tutta sta potenza, meno male che usiamo Farra e allora riusciamo a ottenere un leggero danno ad area. Perché se comunque ci fosse toccato utilizzarlo ancora col soldato dei cecchini, beh, in questo caso non so quanto sarebbe stato utile. Quindi abbiamo detto Farra a cuor di pietra come primario. Utilizzo il vantaggio squadra del totalmente rock, quindi subwoofer e ritmo di battaglia. Due perk per i cecchini, quindi mirino rapido e colpo sicuro, rispettivamente mi incrementano i danni dei fucili di precisione e i danni critici sempre dei fucili di precisione. E poi pronto e carico, semplicemente vado a incrementare i danni ogni volta che ricarico l'arma, visto che comunque ricarico ad ogni colpo. Stream sniping. Comunque, se devo essere sincero, in questo video non ho visto neanche una volta la nube di vapore. Cioè, vedo l'effetto della nube di vapore, ma non vedo proprio la nube. Non so se sia un difetto grafico o meno, l'importante è comunque che sappiamo che l'ultima perk funzioni, anche se comunque non come vorremmo, però almeno sappiamo che funziona. Beh, che dire raga, ricapitolando, quest'arco mi fa un po' schifo. Non voglio assolutamente incitarvi a potenziarlo, anche perché resta pressoché inutile. Insomma, abbiamo archi che comunque stordiscono per 10 secondi, archi che colpiscono ad area, archi con impatto. Boh, forse un po' troppi archi. Non so neanche quante volte ho detto la parola archi in questo video, ma spero che abbiate capito il concetto. Comunque probabilmente la nube di vapore, ovviamente è molto meglio utilizzarlo in una zona più bassa rispetto al 140, anche perché resta pressoché inutile. Già comunque è difficile che gli zombie passino sopra alla nube di vapore. In più non infligge tanto danno, in più la perk ha la cooldown, ma probabilmente ha anche qualche aspetto positivo. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video. Mi raccomando, fatemi sapere con un commento voi cosa ne pensate. Io per oggi vi saluto, noi ci vediamo alla prossima. Bella bella! I wish to stop.